L'Italia di Dante tra realtà e ideale. Questo è il tema trattato nella seconda giornata di Dante 2021. Nel suggestivo scorcio dei chiosti francescani, insigni storici, emeriti letterati e dotto filologi hanno provato a spiegarci quali fossero i tratti salienti dell'Italia dipinta e descritta dal sommo poeta. Tra la commedia e de vulgari eloquenzia, dalle rime alla vita nova, al de monarchia, un viaggio letterario, storico, politico, per comprendere se e quale Italia Dante avesse davvero in mente, per capire quanto di ideale e quanto di reale nasconda l'Italia di Dante. La Divina Commedia, ma anche nell'insieme di tutta la sua opera, Dante ha molto presente l'Italia, ha molto presente l'Italia e ne parla più volte. Bisogna però distinguere, bisogna distinguere. Un'Italia politica che non esisteva almeno come entità statale autonoma. Dante, e questo appunto avviene nella Divina Commedia, soprattutto nel sesto del Purgatorio, il canto di Sordello, ci parla di un'Italia ridotta in condizioni miserevoli, preda delle fazioni e al tempo stesso ci parla dell'ideale di un'Italia che è giardino dell'impero, il che vuol dire appunto una patria italiana che però fa parte di un organismo più vasto, che è l'impero universale, in cui Dante ha creduto, idea tipicamente medievale, ma alla quale Dante è rimasto fedele per tutta la vita. Questa è l'Italia politica, poi c'è l'Italia linguistica e il discorso è diverso perché Dante ha fatto la lingua italiana, non è una espressione retorica questa, è la verità perché di fatto con la commedia, con questo capolavoro, Dante ha fatto sì che il fiorentino, che era prima della commedia uno dei tanti volgari d'Italia, acquistasse un prestigio tale superiore a quello di tutti gli altri volgari e quindi diventasse oggetto di ammirazione, oggetto di imitazione in tutta Italia e quindi venisse poi a identificarsi con l'italiano. Dante tratteggiava un'Italia letteraria già piuttosto sviluppata, bisogna dire, tuttavia, ecco, di poeti legati in gran parte alla loro realtà cittadina, mentre Dante non solo è il primo autore veramente di livello italiano, cioè che scrive per i lettori della penisola, ma anche propugna una nuova lingua che appunto possa essere la lingua materna, quindi la lingua moderna, ma anche una lingua per tutti, ecco, non soltanto per i propri concittadini. Quindi è un'Italia in formazione, direi, e che però già si intravede, certamente solo un'entità geografica, ma intanto si comincia a costruire sulla base della lingua e della letteratura, ecco. Possiamo tranquillamente dire che Dante è stato non solo il padre dell'italiano, ma probabilmente uno dei padri ante litteram dell'Italia. Sì, certamente, certamente, ma questo basterebbe pensare al fatto che Dante è stato un mito fondativo, ma intanto del Risorgimento e poi proprio dell'identità dell'Italia unita, no? Sulla base della letteratura, ma particolarmente di Dante, si è costruita l'idea di un'Italia nazione, nazione con appunto una lingua, una letteratura e dei costumi naturalmente che uniscono. E quindi certamente uno dei padri dell'Italia, sicuramente. Nell'opera di Dante d'Italia ce n'è tanta, naturalmente, c'è un certo tipo d'Italia, c'è un'Italia culturale, un'Italia letteraria, un'Italia della lingua che lui contribuisce come nessun altro a fare, diciamo, a dare realtà, sostanza, ecco. E però c'è anche l'Italia di sempre, l'Italia dei campanili, delle 100 città, della fazione, della divisione degli odi, diciamo, ecco, della quale anche lui è parte, perché lui è un uomo di fazione, un uomo di parte, un uomo pieno di passione politica, diciamo, ecco, quindi è un italiano è un fiorentino, è un italiano del suo tempo, ecco, e quindi ci sono ambedue queste dimensioni, direi, ecco, quella dell'unità e quella della non unità dell'Italia, insomma. Che Italia si immaginava Dante per il futuro, secondo lei? Io non credo che si immaginasse un'Italia per il futuro, diciamo, ecco, aveva un ideale, ecco, di pace, aveva un ideale di
di ripristino, di restaurazione appunto dei poteri tradizionali dell'impero, all'interno del quale anche le regioni italiane si sarebbero trovate, ma non aveva naturalmente, non poteva avere un ideale politico, diciamo così. La sua visione era limitata sostanzialmente alla città, diciamo, ecco, come tutti gli uomini del tempo, diciamo, ecco. L'opera di Dante, la storia di Dante, secondo lei, sono stati uno dei perni intorno a cui si è incardinata l'Unità d'Italia? Beh, sicuramente sì, nella riflessione, nella meditazione appunto degli intellettuali, delle classi dirigenti appunto dei secoli successivi, sono stati uno strumento e un segno, è un simbolo proprio di questa unità che si andava formando prima sul piano culturale e poi appunto nell'Ottocento anche sul piano reale. Ecco, ma proprio l'enorme importanza del mito di Dante nell'Ottocento dimostra quanto questa figura e la sua opera abbia alimentato i sogni, le speranze e le aspirazioni degli italiani. Siamo esattamente a metà di Dante 2021, di questo splendido festival. Che cosa le sembra, che impressione ne ha, quali sono le sensazioni fino a questo momento? Io all'inizio, sia prima di accettare che prima che il festival cominciasse, ero un po' preoccupata, perché come ho detto ieri è la prima trasferta dell'Accademia della Crusca fuori da Firenze, almeno in questa forma. Certo, abbiamo partecipato a tante altre manifestazioni, ma non come referente scientifico di una manifestazione così importante come 2021. Mi sembra da ieri che il successo che c'è stato di pubblico, la qualità degli interventi del dibattito sulla Costituzione, da tanti punti di vista, linguistico e no, naturalmente anche giuridico e storico, con una valorizzazione proprio del valore fondante della nostra Costituzione da parte di una personalità così autorevole come Gustavo Zagrebelsky. Lo spettacolo di ieri sera con la Villoresi e anche questi giovani musicisti sperimentali che si sono messi alla prova su Dante e seguendo delle strade del tutto nuove, perché quando ho cominciato a sentire la musica che in certi punti addirittura sovrastava la voce di Pamela Villoresi, la preoccupazione è ritornata. Invece, proprio la combinazione di linguaggi diversi, quello della musica naturalmente, ma anche delle tante voci che lei come attrice espertissima è riuscita a combinare nella lettura della commedia, che non era una lettura ma era una drammatizzazione, mi sembra che a me è piaciuto, mi sono piaciute e mi sembra che anche il pubblico abbia apprezzato molto. Ma prima di questo consesso, imperniato su queste tematiche, la sfida tra il De Vulgari Eloquenzia e l'attore Virginio Gazzolo. Un altro modo originale e coinvolgente di far rivivere il sommo e renderci vivo più che mai il loquire dantesco in un'operazione che molta curiosità destava. Poiché innanzi a me non ritroviamo nessuno che abbia trattato alquanto dell'arte di dire in volgare, e veggendo quest'arte a tutti essere necessario, eccetera, eccetera, tentabimus cercherò qui di giovare alla lingua della gente non letterata. E per colmare un vaso, una coppa così grande, tantum, tantum populum, non attingerò solo al mio ingegno, ma vi verserò cose dette da altri. E insieme, mescolando le migliori, spero farne bevanda di idromele dolcissimo. Dico che la mia lingua parlò come per se stessa mossa e, donne che avete intelletto d'amore, disse, vivo con voi della mia donna dire, non perché io creda sua laude finire, ma ragionar per sfogar la mente. Io dico che pensando al suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire che se allora non perdessi ardire farei parlando innamorar la gente. E io non vo' parlar sì altamente che io divenisse per temenza vile, ma tratterò del suo stato gentile
al rispetto di lei, leggeramente. Per Ravenna Web TV, Joseph Franzò.